Bene amici telespettatori, torniamo qui al castello di Serravalle. Ho il piacere di avere qua al mio fianco l'avvocato Alvaro Selva, lo ricordiamo, membro della congregazione di Serravalle, ovviamente un'opera che viene portata avanti, peraltro un'opera che è stata costituita oramai chiaramente dallo storico prete di Serravalle, Don Peppino. Sì. La congregazione di Serravalle è una istituzione pubblica che ha origine addirittura dell'Ottocento, poi nel corso degli anni gestiva inizialmente un lazzaretto qui a Serravalle, un ricovero per Rico, e era proprietaria di un podere che fu venduto e il ricavato fu investito a Laverna, Chiusi del Laverno, dove Don Peppino aveva portato il suo interesse per i giovani, per l'ospitalità dei giovani, un edificio che è stato poi adibito a colonia di San Marino. Beh, ricordiamo Don Peppino ovviamente di opere qui a Serravalle, ma comunque qui a San Marino ne ha fatte tante, peraltro è stato anche il fondatore della polisportiva Juvenes che ad oggi, dopo oltre 50 anni, è ancora un punto di riferimento, anzi 70 vengo corretto, è sempre un punto di ritrovo per i giovani, ma comunque ricordiamo c'è anche la colonia che sopravvive tutt'oggi, anzi una colonia che chiaramente è sempre molto importante per i giovani sammarinesi. Don Peppino ha avuto il merito di fondare questa iniziativa. Derivava dalla sua esperienza nei campeggi che si tenevano nel Casentino in particolare, e quindi poi c'è stato questo trasferimento a Chiusi della Verna, che è una località meravigliosa proprio ai piedi del convento francescano. E effettivamente ha caratterizzato l'opera educativa molto importante. Durante l'estate, per 2 mesi circa, i ragazzi di Serravalle e della Repubblica in generale passavano le loro vacanze in un ambiente sereno, tranquillo e così via, ed educativo soprattutto. E Don Peppino 3 anni fa circa è stato celebrato il 50° della fondazione di questa colonia. Poi purtroppo per l'età e per il corso degli anni Don Peppino ha dovuto lasciare e la congregazione è intervenuta in maniera ancora più diretta all'interno della gestione di questo edificio. Abbiamo migliorato le strutture, abbiamo fatto interventi per creare campi sportivi e tutte le strutture ricettive, abbiamo modificato e rinnovato tutti gli arredi, tutto quanto. Adesso abbiamo realizzato anche l'impianto di riscaldamento perché la struttura possa essere utilizzata non solo nel periodo estivo ma anche durante il periodo invernale. Naturalmente abbiamo un obbligo con la parrocchia di Serravalle di organizzare sempre i 2 mesi estivi nella tradizione che è stata fondata da Don Peppino. E quest'anno abbiamo ripreso dopo il Covid questa attività e adesso l'anno prossimo ci stiamo attrezzando per continuarla ed incrementarla. Bene, ringraziamo il signor Selva per averci raccontato e soprattutto averci spiegato questa realtà importantissima per la comunità sammarinese. Lo ringraziamo ancora e ci vediamo nel proseguo dei programmi di San Marino Web TV. Da Axel Paderni da Serravalle, tutto è linea alla regia.